Forte perché Garofoli, coordinati di alta qualità. Vi presenta. Tutto made in Mark, questa sera con noi nel salotto di Alice, nel mio salotto avremo tantissimi ospiti, band internazionali, musicisti, cantanti, ballerini, chi più ne ha più ne metta, ma soprattutto abbiamo tante tantissime storie da raccontare. Bene, ma non vogliamo parlare solamente ai marchigiani, no, perché Marche Show, il salotto di Alice, oltre ad andare in onda su TV Centro Marche, va in onda in Nord America sul canale 6 di Italica TV. Quindi un caloroso benvenuto e abbraccio anche ai nostri amici del Canada e degli States. Bene, eccoci qua, questo è splendido salotto, non sarò qui da sola, ma avrò una spalla d'eccezione, una spalla sia destra che sinistra e anche psicofisica. Lui è bellissimo, è marchigiano, è altissimo e elegantissimo, ma soprattutto è fidanzatissimo. Signore e signori, Marco Giammarini! Buonasera, buonasera, buonasera a tutti. Ciao, Alice. Wow! Ma che bella! Come sei bella questa sera. Anche tu non sei niente male, Marco. Grazie. Grazie mille. Noi ci vediamo più dopo. Tardi, perché sì, perché ciao. Marco farà delle domande e delle interviste ai nostri cantanti. Bene, benissimo. Adesso io voglio entrare nel clou del programma, nel clou della trasmissione, perché voglio riempire questo splendido salotto con i nostri ospiti. Quindi iniziamo. Lei è amministratrice delegata di un'azienda che produce una bevanda di culto internazionale, amatissima dai marchigiani e non solo, si sposa benissimo con il caffè, signore e signori, Orietta Varnelli. Buonasera Orietta, benvenuta, benvenuta. Prego, prego, è stato un piacere. Il nostro secondo ospite invece è campione d'Italia nel 2012, ha conquistato il bronzo agli europei nel 2011, è un tipo un po' particolare, perché a volte si tinge i capelli, pensate, di blu, altre volte si rasa la barba a metà, è un atleta istrionico che punta sempre in alto, signore e signori, Gianmarco Tamberi. Ciao Gianmarco. Piacciono questi uomini che danno il bacino. È un ingegnere, il nostro terzo ospite è un ingegnere, si occupa di sfide tecnologiche e robotiche, da poco è diventato rettore dell'Università Politecnica delle Marche. Diamo il nostro benvenuto al professore Sauro Longhi. Buonasera, buonasera e benvenuto, salve. Continuiamo a riempire questo splendido salotto, il salotto di Alice, e poi abbiamo lei è bellissima, rappresenta la bellezza marchigiana in Italia, è anche determinata e volenterosa, Nancy Bernacchia. Ciao Nancy, ciao. Bene, 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 piano piano qua si sta riempendo. Continuiamo a chiamare i nostri ospiti. Lui è l'assessore regionale al bilancio e alla cultura della Regione Marche. È un onore per me, Pietro Marcolini. Buonasera, 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 salve, buonasera. E poi abbiamo pensato anche ai più piccolini, ai bambini e alle bambine, perché c'è uno spazio anche per loro, e lei tutti i giorni al lavoro con Bloom, con Stella, con Flora, stiamo parlando delle Winx, e lei è Cristiana Buzzelli. Ciao Cristiana, buonasera. Buonasera. Oh, ma che bello questo salotto. Ditemi un po', vi piace? Come state? Siete comodi? Abbastanza, abbastanza, sì. Bene, io volevo fare delle domande a Orietta. Orietta,
Barnelli, sì. Barnelli appunto è un brand storico che rappresenta le Marche in tutta Italia e non solo, perché io so che adesso state lavorando anche con alcuni progetti all'estero. Vuoi parlarci di che cosa si tratta? Sì, grazie. Stiamo lavorando per portare il Barnelli e in generale i nostri prodotti anche in altri paesi, nel mondo, laddove ci vengono già richiesti, laddove non si può non essere con il migliore Made in Italy, di cui noi siamo orgogliosi di poter essere parte, o come forse è meglio dire oggi, del miglior Made in Marche. Certo, certo. E non è un caso che siamo anche reduci proprio quest'anno da iniziative sotto il segno delle Marche, o forse sarebbe meglio dire Marche is good. Esatto, esatto. Infatti volevo chiederti, insomma, di che cosa parla questo progetto, come è nato. So che c'è una collaborazione anche con Pietro Marcolini, e vuoi spiegarci di cosa si tratta? Beh, c'è molto più di una collaborazione, insomma, sì. È molto felice la concomitanza e il fatto di poter aver presente anche l'assessore, perché in realtà tutto nasce dalla volontà della Regione Marche di promuovere il brand Marche nel mondo e nello specifico proprio negli States, dove sappiamo che ci sono amici che ci stanno guardando, quindi siamo ancora più felici di poter dire che ottobre 2013 è stato il Marche Month in New York City, e questo proprio in virtù della volontà di unire la cultura, la promozione del miglior alimentare marchigiano, per promuovere tutti insieme le Marche che, ahimè, sappiamo sono poco conosciute nel mondo, ma quando le si scopre ci se ne innamora. È vero. Io so che la distilleria Barnelli, insomma, alcuni non lo sanno, ma è nata nel Maceratese, esattamente a Muccia. Devo correggere. A Muccia siamo arrivati nel 1996, dopo essere nati a Fior di Monte, quindi non hai sbagliato di molto, solo di qualche chilometro. Sì, siamo lì. E questo mi porta a dire che siamo orgogliosamente dal 1868 in quell'entroterra maceratese tra Fior di Monte, Pieve Bovigliana e Muccia, che appunto non solo è il luogo in cui noi siamo nate, tutti noi, ma dove operiamo ormai da oltre 140 anni. E un secolo e mezzo. Assolutamente, e con il quale coltiviamo un sentimento, un legame fortissimo che pensiamo sia parte integrante della stessa identità della nostra azienda. D'altra parte non è un caso che il nostro primo prodotto si chiami Amaro Sibilla, avendo tratto il nome proprio da quei monti sibillini alle cui pendici noi operiamo ancora oggi. Adesso è giunto il momento per la prima band musicale. Loro sono i Riciclato Circo Musicale. Vai! Compagni di merende, ciclisti con le tende,
ci trovi senza verde, con tre occhi e mancondelle, cento viti frittate, minestre con patate, salami interi a fette, con mezzi e con dente, nonnine senza denti, i buoni sentimenti, di meglio certamente che al mondo tanta gente. Rajasthan, Rajasthan, ce ne andiamo in Rajasthan, porta la tua tanica, riempirà di libertà. Resta qua, se ti va, noi andiamo in Rajasthan, coltiviamo rucola, allegramente in Rajasthan. Не до брюхови, не до брюшки, речи клешки, то что жешки, то что спрыды, да там брюни, да барки, лмарки, жани штаты, да до брюшки, да до брюни, а до брюшки, да кандиды, дыши, вот ты мани! Ready for dancing, ready to jumping. Everybody follow together and the music, the big mambo. In every day, wake up with the spirit of the music, Rajasthan. I feel very good now, fantastic vibration. Want to see your people to play like a children everywhere. Don't wait too long. Wake up with the spirit of the music, Rajasthan. Riciclato circo musicale, ciao, ma ciao. Grandissimi ragazzi. Grazie, grazie, vi siete divertiti? Ma bellissimo, dietro cioè ballavano tutti praticamente. Oh, Andrea, mi spieghi una cosa, ma con oggetti che la gente butta via, voi avete creato una band. Sì, una band fatta di rifiuti umani, rifiuti solidi umani, non lo sa. Sicuramente suoniamo rifiuti che troviamo in giro nei bidoni, nei nostri garage. Amici che dicono, devo liberarmi di quel bidone. E Simone gli ha detto, sì, ci costruisco la mia buzzeria, che è quella che appena avete appena sentito, che è quell'insieme di bidoni, padelle, pentole, raggi X e tubi, che si chiama appunto buzzeria. Oppure una volta Freddy ha trovato un battilardo e l'idea geniale è stata quella di farci uno strumento musicale e chiamarlo bassolardo. Con il battilardo è nato il bassolardo, che è proprio un basso fatto a partire da un battilardo. Non dimentichiamoci del parafango di bicicletta, che altrimenti il parafango di bicicletta si potrebbe offendere. Attenzione. Ma non vorrei dimenticarmi dei battiscopa della mia casa, che sono finiti nel battiscopo forca suonato Caio qua dietro. Infatti, battiscopa o dello sgabello della nonna di Caio, che è diventato uno sgambè, che suona come gioco, se non anche il cassetto, quindi non sa più dove mettere le posate. Perché abbiamo preso tutti gli oggetti di casa, le posate in tasca, il cassetto lo suoniamo noi. Ragazzi, grandissimi, davvero complimentoni. Bene, grazie. Grazie. Posso approfittare e dire che sta per uscire il nostro nuovo disco, che si chiama Elettrodomestica. Qui avete visto pochi elettrodomestici, ma è la ciliegina sulla torta del nostro album, perché suoniamo tra gli oggetti abbandonati anche elettrodomestici, spremi e grumi, il vignarolophone, perché... Quindi cioè voi andate alla ricerca di questi oggetti personali, quelli che suona tutto. Buttiamo dentro. Gli oggetti abbandonati sono nostri amici, quindi abbandonateli a noi. Ok, non abbandonate gli oggetti perché poi Andrea e il riciclato li prendono e via. Ok, Andrea, grazie a tutti ragazzi. Grazie a tutti. Alice dovrebbe essere da qualche parte. Alice, dove sei? Alice. Marco, eccomi qua, sono qua tornata nel salotto con i nostri ospiti. Ancora tanti complimenti alla band, perché è stata veramente bravissima anche questo estro, no, di cercare degli strumenti tra i rifiuti, veramente innovativa. Bene, Pietro Marcolini, il nostro assessore alla cultura, e vorrei parlare di Marche e di cinema, perché la nostra regione fortunatamente sta attirando grandi produzioni che vengono a girare i loro film proprio qua da noi nelle Marche, come ad esempio l'ultimo film Il giovane favoloso di Mario Martone, con protagonista Elio Germano, proprio che parla di Giacomo Leopardi. Com'è stata questa esperienza sul set? Ma è stato veramente interessante, perché non mi era mai capitato di entrare dentro, diciamo, la fase di lavorazione di un film. E aver avuto, diciamo, il privilegio di stare qualche ora insieme a Elio Germano e a Mario Martone è stato veramente illuminante. Intanto per capire che anche 5 minuti
girati sono un lavoro invece molto lungo, molto complicato. E poi umanamente aver conosciuto un attore straordinario come Elio Germano e anche così straordinariamente modesto è stata una fortuna. Con Martone, di cui conoscevo i lavori, è stata una doppia opportunità, anche perché con Martone c'è un rapporto di collaborazione. Abbiamo prodotto un adattamento delle sue operette morali presentato a Recanati anche in Russia e nei giorni passati insieme a Orietta Varnelli è stato presentato lo stesso lavoro alla Columbia University a New York. E quello è un esempio di come legare la cultura, anche quella molto impegnativa, un pensiero così raffinato, così acuto come quello di Leopardi, è un fenomeno, è un fatto economico che invece produce ricchezza e occupazione. Quella missione, diciamo, a New York ha messo insieme Raffaello, Leopardi, la mostra di Dante Ferretti al Museo of Modern Art, 4 o 5 showroom lungo la Quinta Strada e poi la straordinaria rassegna di prodotti enogastronomici a Italy di Farinetti. Quindi mi è parso, come dire, una maniera molto azzeccata per mettere insieme cultura, turismo e economia. Certo, parlando di cultura e impresa, come si possono coniugare i due settori? A lungo si è detto che con la cultura non si mangia, oppure che sia soltanto, come dire, un patrimonio riservato a pochi, no? C'è anche il detto molte cose per pochi. E invece è vero il contrario, è che la cultura, lo diciamo in materia turistica, ma lo diciamo in materia di innovazione tecnologica e di ricerca scientifica, oppure per la valorizzazione dei beni culturali, dei beni architettonici e storici, la cultura è un elemento cruciale che ci aiuta ad affrontare meglio la crisi. E quindi è non soltanto, diciamo, un alimento dell'anima, ma anche una straordinaria opportunità di reddito, di ricchezza. Grazie Pietro. E invece ora parliamo di cibi e parliamo di una specialità marchigiana, lo Stoccafisso all'Anconetana, quindi ci colleghiamo con Portonovo, una splendida località sul Conero, con la nostra inviata Lavinia. Ciao! Ciao Alice, un saluto agli ospiti, ai telespettatori di TV Centro Marche. Siamo al Fortino Napoleonico, questa splendida struttura ai piedi del Monte Conero. Seguitemi, andiamo a curiosare un po'. C'è Alice nella bellissima sala del caminetto. Siamo qua con due miei amici, Francesca Roscione, titolare del Fortino Napoleonico. Buonasera. E Gilberto Graziosi, segretario dell'Accademia dello Stoccafisso. Ma vi ho disturbato? Assolutamente. Stavamo proprio adesso parlando con Gilberto, valutando anche questo piatto, che è una delle nostre ultime creazioni ed è a base di stoccafisso all'anconetana. Gilberto, puoi dirci qualcosa di più? Ma di più. Questa è una pasta sfoglia di spinaci con un ripieno di stoccafisso. La mise en place ricorda l'albero di Natale, ma se vuoi possiamo parlare. Molto volentieri, magari in cucina? Ma certo, vogliamo andare? Ti accompagno. In cucina. Gilberto, ci presenti gli chef? Buonasera. Buonasera, addio. Buonasera. Messi e Paolo Antinori. Ok, ci racconti qualcosa del pesce, Gilberto? Sì, brevemente. Il pesce è un merluzzo che viene pescato in Norvegia e c'è una qualità di prima scelta che il Vestre, addirittura uno porta il nome di Ancona, Vestre Ancona. Una volta pescato viene messo in rastrelliere al sole e dall'aria, quindi in maniera naturale, e una volta bagnato riacquista tutte le sue proprietà per essere poi tagliato e cotto. E questi ingredienti invece? Gli ingredienti sono ingredienti delle terre del Conero, possibilmente prodotti locali, prodotti a chilometro zero. E abbiamo la cipolla, che è l'ingrediente principale, e in quantità maggiore il sedano,
il prezzemolo, il tonno, le acciughe, i capperi, le carote, l'aglio, la maggiorana secca, perché quella fresca è un po' troppo amara, il rosmarino tritato. E adesso misceliamo tutto. Poi aggiungeremo del sale, del pepe, un po' di olio e tutto questo andrà a condire lo stoccafisso che stiamo tagliando. Scusami Paolo, mi ha catalizzato l'attenzione quella... Lo stoccafisso, poi la particolarità dello stoccafisso all'anconetana è proprio le canne, sono proprio le canne, perché queste servono per la cottura. Una volta non c'erano le teglie antiaderenti, magari non c'erano i forni moderni, tutte queste cose qua, perciò serve proprio per non far attaccare lo stoccafisso sotto e tenere l'olio che rimane a galla, crea un coperchio naturale quasi. E questa è la particolarità, diciamo, dello stoccafisso all'anconetana. Quindi olio. Patate gialle che tengono molto la cottura. Ci sono due modi di cucinare lo stoccafisso, sia in pentola che al forno. Chiaramente in pentola i sapori sono più distribuiti. È uguale, gli ingredienti sono miscelati. A questo punto Alice è in fase di preparazione, ti restituisco la linea, ci rivediamo più tardi. Lavinia, grazie mille, noi ci vediamo più tardi con il nostro stoccafisso all'anconetana. A proposito, visto che siamo un pochino sotto le feste, a voi piace lo stoccafisso? A me non tanto, però magari c'è sempre una prima volta per provarlo. Orietta. No, a me piace molto, in particolare lo stoccafisso proprio con le patate, col pomodoro, come si fa proprio l'anconetana. Tra l'altro non so se sai che qualche anno fa partì una delegazione foltissima di marchigiani per le isole Lofoten, nel nord della Norvegia, proprio perché lo stoccafisso arriva da lì storicamente, e quindi da allora l'Accademia dello Stoccafisso di Ancona è gemellata con le isole Lofoten nel nome dello stoccafisso. È un'altra particolarità di questa regione così dinamica. Bene. Gianmarco, visto che ti ho qua davanti, come te la cavi in cucina? Sono un po' curiosa. Ma io credo di essere il miglior cuoco delle Marche. Addirittura. sono un casino, non sono in grado, no, di cucinare. Perché ti dico, anche io sono abbastanza negata e quindi avevo questa curiosità di capire, insomma, i nostri non possiamo uomini convivere, marchigiani come se la cavano. Va bene, il nostro assessore è dovuto andare via per un impegno molto importante, ma noi continuiamo, adesso è il momento di una cantante, una ragazza che è nata a Senigallia ma ormai vive a New York da 16 anni, con il suo Dale Dale farà impazzire tutta la sala, Francesca Maria. Okay, okay. This is a special announcement. È il momento di bailare. Aha. Tutto il mondo con la mano arriva. Here we go, here we go, here we go. Francesca Maria. Sing it if you know the word. Dance until you lose control. Pero la zumba,
Francesca, ciao. Bentornata nelle Marche. Grazie mille. Con ciao. Questa mega hit. Spiegaci subito che cosa significa dale dale. Allora, dale dale in spagnolo significa dai, forza. Come on, ok? Quindi un termine per dare tanta energia. Sì, per la nonna... fregarsene proprio di quello che dicono gli altri, lasciarsi andare, sentire la musica e divertirsi. Ma sì, ma senti, come stai vivendo questo mega successo nel mondo ormai? Perché sei in tournée? Sì, sono in tour e lo sto vivendo con tanta curiosità e gratitudine, perché è stata un po' una sorpresa quello che è successo con Dale Dale, grazie a Zumba Fitness che ha posizionato il mio pezzo in 185 paesi. E anche Universal, e quindi ora sto ricevendo messaggi da tutto il mondo, di persone che ballano il mio pezzo, video da tutte le parti del mondo. È bello, e soprattutto è bello, prima di tutto, avere un pubblico, è per un artista importantissimo, e poterlo incontrare. Beh, è certo. Anche più bello, quindi sono felicissima. La Universal di Berlino, so che vi appoggia in tutto. Sì. Sono tosti. Sì, sono tedeschi. Strong, eh? Quindi nel lavoro bene, va bene. Bene. Senti, sei di Senigallia, però vivi a New York ormai da sempre. So che stai prendendo la cittadinanza statunitense. Come lo sai? Sei informatissimo. So tutto. Sì, ma sì, adesso sì. Vengo al tasto dolente, giro di tiro. Ma il cuore dov'è? Rimane marchigiano. Marche forever, vai Marche così. Forever. Bene, ok, salutiamo la nostra Francesca Maria. E le mie ragazze, Lucia Gasparini, Giulia Mattioli e le mie ballerine. Perfetto. Salutiamo tutti. Grazie. E ripasso la linea ad Alice. Alice. Dale. Francesca Maria e le sue ballerine sono state bravissime. Poi la Zumba io la adoro. Bene, siamo arrivati, pensate un po', solo a metà puntata. Avremo ancora tantissimi ospiti, addirittura un ospite internazionale, cantanti, musicisti, ballerini. Ma tutto questo dopo la pubblicità. Rimanete con noi, Marche Show!